Carissimi amici, ci ho dato Gesù Cristo. Questa trasmissione serve a presentarvi la figura eminente di San Paolo della Croce, fondatore dei Padri Passionisti. L'altro giorno abbiamo ricordato la sua festa liturgica, perché la Chiesa la ricorda il giorno 19, ma in realtà San Paolo della Croce è morto il 18 di ottobre. Vi do una sintesi della sua vita in modo che potete meglio conoscere questo grande santo, importante non soltanto per la famiglia passionista, ma per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere la sua spiritualità. San Paolo della Croce, al secolo Paolo Danei, nacque ad Ovada, Alessandria, da Luca e Anna Maria Massari, il 3 gennaio 1694. Una famiglia benestante e numerosa la sua. Il papà era commerciante e la mamma di nobili origini. La sua infanzia e gioventù la trascorse in famiglia e nel seguire il padre nelle attività commerciali non sempre fiorenti. Ma il progetto di vita di Paolo era un altro, delineandosi chiaramente con il passare degli anni e poi concretizzando in scelte coraggiose di vita. Dopo un periodo di vita eremitica, nel 1720 vestì l'abito religioso, dedicandosi all'ascetismo e all'apostolato. Da eremita visse per un periodo nel dormitorio della Madonna della Catena a Gaeta e al santuario della Civita della Madonna della Civita in Itri nel 1726, insieme al fratello Giovanni Battista. Dopo altre significative esperienze in campo spirituale e umanitario, con l'essere vicino ai sofferenti, soprattutto nell'ospedale San Gallicano a Roma, fu ordinato sacerdote da Benedetto XIII nel 1727 nella Basilica Vaticana, dove qualche anno prima era stato respinto in malo modo dalle guardie pontificie, considerandolo uno straccione. Com'è strana la vita davvero! Da rifiutato ad amato, accolto e venerato da vari pontefici di quel periodo. Guidata dalla Madonna che gli apparve con l'abito passionista, indicandogli anche la divisa della nuova congregazione, Paolo insieme al fratello padre Giovanni Battista, oggi venerabile, fondò l'Istituto dei Padri Passionisti. Nel secolo dell'Illuminismo e della Dea Ragione, egli indicò la via della salvezza nella debolezza e nella follia della croce. Secondo Paolo della Croce, ma anche secondo la Bibbia, in particolare di Paolo Apostolo, la croce è la sapienza di Dio, è la forza dell'agire di Dio. Infatti, San Paolo della Croce, discernendo che il peccato dell'uomo dipende dalla dimenticanza dell'amore di Dio manifestato nel crocifisso, proclamò che la passione di Gesù è la più grande e stupenda opera dell'amore divino. È il miracolo dei miracoli di Dio, è un mare di amore e di dolore, è il rimedio più efficace al male del mondo. Nel 1737 aprì sul Monte Argentario, in provincia di Grosseto, la prima casa della congregazione, dedicandola alla presentazione di Maria Santissima al Tempio. Nel 1741 Benedetto XIV approvò le regole con riscritto, e nel 1746 con breve pontificio. Nel 1769 Clemente XIV, che chiamava Paolo affettuosamente Babbo mio, approvò l'istituto. Nel 1771, dopo molte sofferenze, Paolo salutò con gioia l'inaugurazione del primo monastero delle monache passioniste, aperto a Tarpinia, in provincia di Viterbo. Nel 1773 aprì a Roma la casa religiosa dei Santi Giovanni e Paolo sul Celio, dono di Clemente XIV, premuroso protettore e benefattore incomparabile della congregazione dei passionisti. Nel 1775 accolse con gioia l'ultima approvazione delle regole da parte di Pio VI. Morì San Paolo della Croce ai Santi Giovanni e Paolo il 18 ottobre 1775. Venne proclamato santo il 29 giugno 1867,
Lo scorso anno, nel 2017, abbiamo ricordato i 150 anni di canonizzazione. Pur essendo celebrato come il più grande mistico dei tempi dell'Ottocento, Paolo della Croce visse una straziante arietà spirituale per circa 50 anni. Cosa significa questo? Che pur sentendo Dio nel suo cuore, non ne godeva i benefici spirituali, si parla appunto di aridità spirituale. Sperimentò prove durissime, meritando di essere definito il principe dei desolati. Il suo desiderio di essere crocifisso con Gesù si concretizzò perfettamente e lui, il mistico del crocifisso, diventò il mistico crocifisso. Paolo si distinse per uno straordinario amore alla povertà, alla solitudine, alla penitenza, valore che ha inculcato alla congregazione dei padri passionisti. Fu venerato superiore generale dell'istituto finché visse. Fu molto amato dai sommi pontefici. Apostolo instancabile, beve dalle piaghe sanguinate di Cristo, sapienza e forza per il suo vivere ed operare. Ritenuto uno dei più grandi direttori spirituali di tutti i tempi, Paolo guidava le anime a vivere in nuda fede e a cibarsi alla grande volontà di Dio e a morire misticamente a se stesse per rinascere in Dio. Favorito di frequenti estasi e di doni soprannaturali, è considerato il più grande mistico del Settecento, nel periodo appunto dell'Illuminismo. Per la direzione spirituale, per il governo della congregazione, scrisse oltre 50.000 lettere, pervenute a noi solo in minima parte, circa 2.000. Il movimento spirituale apostolico, missionario e carismatico suscitato da Paolo in questi 300 anni si è ampliato nel corso dei secoli. Nel 2020 la congregazione dei passionisti celebrerà i suoi 300 anni di storia. Ci stiamo preparando a questo evento straordinario, un evento giubilare importante appunto tale di essere all'ordine del giorno del 47° capitolo generale in corso a Roma e che si concluderà sabato 27 ottobre 2018. Oggi diversi istituti di vita consacrata e movimenti laicali vivono la sua spiritualità e lo venerano come padre ispiratore della loro scelta di vita. Vogliamo concludere questa nostra trasmissione con la preghiera rivolta a San Paolo della Croce, soprattutto per i giovani del mondo e soprattutto in modo particolare per i giovani passionisti, incamminato verso la consacrazione definitiva e verso il sacerdozio. Questa è la preghiera. O Padre, che per promuovere la grata memoria della passione del tuo Figlio hai acceso di ardente zelo il sacerdote San Paolo della Croce, nostro Padre, fa che noi pure, animati dal suo esempio e sorretti dalla sua protezione, sappiamo guidare alla salvezza le anime dei nostri fratelli e ottenere con essi il frutto della redenzione. Ecco, auguro a tutti i miei confratelli passionisti del mondo, particolarmente quelli della nostra zona, della provincia di Frosinone, San Paolo della Croce ha realizzato, ha aperto tre importanti conventi. Il primo convento è Ceccano, Badia, il secondo convento Falvaterra, 1751, e il convento poi di Paliano, 1755. Purtroppo il convento di Falvaterra è stato chiuso recentemente. Rimangono aperti dei tre conventi fondati da Paolo della Croce: Ceccano 1748 e Paliano 1755. Ma poi Paolo della Croce è stato presente anche a Napoli, a Gaeta, quindi ha avuto questa apertura verso il meridione, dalla Toscana appunto a casa madre e al Monte Argentario, poi la sua presenza non soltanto attraverso l'apostolato ma anche attraverso la realizzazione delle case religiose si è estesa anche al meridione d'Italia. Non a caso la nostra ex provincia della Dolorata,
che Paolo della Croce ha costituito giuridicamente nel 1769, e rappresenta un punto di riferimento come istituzione religiosa passionista del Basso Lazio e della Campania. Bene, vi chiedo di pregare per l'evocazione alla vita sacerdotale e religiosa. È in corso il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Speriamo che da questa esperienza mistica di San Paolo della Croce tanti giovani sentono l'attrattiva, come Gabriele dell'Addolorata, a seguire le orme di San Paolo della Croce, il mistico e l'apostolo di Gesù crocifisso. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.